motivo per cui siamo qua all'ingresso del Carrerello? Abbiamo appreso la notizia veramente sbalorditiva di questa bolletta catastrofica che è arrivata all'ospedale Cardarelli, il principale pronto soccorso di tutta l'Italia meridionale, 11 milioni di euro, che praticamente significano la chiusura progressiva di tutti i servizi, perché un impatto di questo tipo qualunque azienda sanitaria non potrà mai sopportarla. Quindi noi andiamo a proporre sicuramente il nostro appoggio a qualunque azione si voglia intraprendere per contrastare questo aumento ingiustificato dei prezzi, tanto più che è stato pilotato, è stato gestito da una borsa di una nazione europea, la borsa di Amsterdam, no, quindi non ha manco giustificazioni, diciamo, sul costo reale delle cose. Allora, questa cosa qui è un attentato all'assistenza sanitaria e noi vogliamo protestare. L'Unione Popolare come nasce? Quali sono gli obiettivi? L'Unione Popolare nasce dall'esperienza reale di lotta di tante realtà del nostro paese. Nasce con un processo in realtà avviato nel mese di luglio e che si è ovviamente trovato poi tra testa e collo la caduta del governo e quindi l'esigenza di capire se ci fossero le condizioni o meno per potersi presentare alle elezioni. Lo abbiamo fatto con uno sforzo incredibile, abbiamo raccolto 60.000 firme in 15 giorni nel mese di agosto, sotto il sole, sotto le bombe d'acqua, grazie a uno sforzo incredibile di tante e tanti che da nord a sud non si sono fermati un attimo per raccogliere le firme, e quindi ci sarà appunto il simbolo di Unione Popolare sia alla Camera che al Senato, scheda rosa, scheda gialla, e il nostro obiettivo appunto è quello di restituire voce a chi in questo paese non ce l'ha e non ce l'ha realmente, a chi in questi anni, nonostante le attività presenti al governo, perché chi si presenta ovviamente come nostro avversario è stato al governo di questo paese, ci sono stati un po' tutti insieme, prima in un primo blocco, per un altro blocco, ma comunque al di là delle belle parole che adesso lanciano in campagna elettorale di grande, diciamo, solidarietà verso chi soffre, in realtà risposte concrete non ce ne sono state. Quindi noi facciamo un'azione che potrebbe sembrare impossibile, perché una forza nata in poco tempo si presenta ovviamente contro dei blocchi molto importanti, con grandi mezzi, con grandi strumenti, però la nostra forza più grande è stata appunto la presenza davvero dal basso, no? Quindi la forza che ci sta dando la gente in questi giorni. Non a caso noi oggi siamo qui al Cardarelli con profonda solidarietà a chi ha lanciato un'iniziativa, perché l'assurdo nell'assurdo, no? È arrivata una bolletta al Cardarelli di circa 11 milioni di euro per quanto riguarda i costi energetici. Tutti stiamo in questi giorni ricevendo delle bollette con dei costi assolutamente incredibili. Nel programma di Unione Popolare appunto c'è un focus specifico su questo e su quanto ovviamente aver ceduto beni fondamentali, beni strategici come l'energia, come il gas, come l'acqua pubblica, aver deciso di determinare questo a logiche di mercato oggi scateni degli effetti catastrofici sulle persone. E non a caso in una struttura come questa, che purtroppo è stata oggetto di immagini terribili che abbiamo visto, no? Di grande difficoltà organizzativa, di grande ovviamente difficoltà per quanto riguarda appunto la gestione dei costi, ci chiediamo se una bolletta di 11 milioni di euro come possa essere gestita. Non accettiamo in alcun modo che questo si possa tramutare in un ulteriore taglio per quanto riguarda le cure per gli ammalati, che non si debba assolutamente tradurre in una precarietà per i contratti di chi lavora con precarietà all'interno di questa struttura. E quindi siamo in forma, diciamo, abbastanza compatta a richiedere alla direzione di non pagare un costo simile e soprattutto di difendere il diritto alla salute, che non può essere messa in discussione dalle speculazioni dei mercati. Cioè, il paradosso nel paradosso: non solo paghiamo dei costi allucinanti, ma man mano ci toglieranno anche il diritto alla salute, il diritto a poterci curare, a poter vedere un nostro familiare curato in una modalità dignitosa.